Siamo in una bellissima dimora storica, tenuta a Donna Lavinia, che ha alle spalle un qualcosa di speciale, un qualcosa di particolare. Come nasce la storia di questa tenuta? Ma guardi, la struttura è nata nel 700 grazie alla famiglia Bianchi di origine francese, che ha seguito appunto nell'anno 1700 la discesa dopo la diaspora dell'anno 1000. Si sono allocati qui sotterranei e hanno costituito questa splendida tenuta. Chiaramente la storia di Donna Lavinia è legata alla figura di Donna Lavinia, su cui poi la famiglia Pastore, che è l'attuale titolare di questa struttura, ha realizzato un premio dedicandola alle donne imprenditrici del Sud Italia. Ripercorriamo un po' la storia della baronessa Lavinia Bianchi. Sì, in effetti la storia, così come è stata, come è arrivata qui da noi, racconta che la baronessa, giovane, sposata con il barone Bianchi, purtroppo ha avuto un marito cagionevole di salute ed è morto giovanissimo, per cui si è dovuta artigianare andando a produrre l'olio che producevano all'interno della struttura e rivendendolo, gestendolo insieme agli operai. La cosa splendida è che questa donna è riuscita negli anni, appunto del 1700, a far passare il messaggio che le donne, quando vogliono, sanno essere veramente il volano della produttività. Titti, tu eri proprio una bambina quando i tuoi genitori hanno deciso di rilevare questo posto bellissimo. Sì, ero poco più che adolescente, quindi hanno acquistato questa struttura che era, insomma, in stato di abbandono, e dopodiché il mio papà ha avuto questa idea molto, molto faticosa, ma comunque bella, perché ci ha portato un sacco di bei risultati, ed oggi siamo qui a raccontare ciò che negli anni siamo riusciti un po' a costruire assieme. Oggi qui siamo nell'antico frantoio. Sì, nell'antico frantoio. Questo, quando l'abbiamo acquistato, era in stato effettivo di abbandono, e poi abbiamo voluto lasciarlo nella sua integrità senza fare grandi interventi strutturali. Insomma, i risultati poi li potete vedere anche voi. Ci sono varie location in questa struttura che offrono per gli sposi tantissime soluzioni. Sì, qualche anno fa abbiamo costruito una nuova struttura, abbiamo creato un po' l'antagonista a Donna Lavinia, all'antica tenuta, con un altro imprinting completamente diverso. Andiamo a visitare la nuova struttura? Andiamo. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Siamo nel giardino di cristallo, dove gli ospiti vengono accolti. Che cosa avviene in questo momento particolare in cui arrivano gli sposi? Dunque, è il momento fondamentale, perché l'ospite, man mano che arriva, viene accolto, si formano, a seconda delle scelte fatte appunto dalle coppie, la possibilità di sviluppare aperitivi piuttosto che buffet internazionali, come in questo caso alle mie spalle, la possibilità per gli chef e l'equipe di mostrare i vari angoli con dei prodotti da presidio slow food piuttosto che dal territorio. È importante poter accogliere l'ospite offrendo sempre qualcosa di diverso e che non sia specificatamente già visto. And forevermore, that's how you stay. La novità più importante quest'anno è proprio questo nuovo chef stellato. Quest'anno abbiamo veramente in cantiere delle novità incredibili, abbiamo veramente dei menù che saranno diversificati, anche perché ci sono dei sistemi e i metodi di cottura completamente differenti, di cui lo chef Cappuccio è un ottimo e soprattutto un grande prodiguatore, perché a livello internazionale è tra i più noti per quelle che sono le tecnologie e le metodologie di cottura. Abbiamo alle nostre spalle una torta nuziale che è il coronamento del sogno degli sposi.
Sì, certo, si parte da lì, dalla torta nuziale, dalla wedding cake che viene fatta su misura per ogni sposa. Quali sono le nuove tendenze gastronomiche? Bene, quest'anno abbiamo aggiunto per le nostre nuove spose del 2017 dei menu anti-aging, quindi con particolare attenzione al gusto e al benessere. Sarà basata su fibra, antiossidanti e quindi cucina salutare che ci fa ringiovanire, mangiare di più e star bene. E la Puglia è la regione perfetta per questa alimentazione. Siamo nella zona nuova che si chiama Lavinia Bianchi, è una zona molto easy, molto di tendenza. Certamente sì, nel 2010 quando il progetto è partito con un obiettivo, rendere questa struttura diversa veramente da tutte le altre esistenti. È stato uno studio appropriato, voluto fortemente sia da Titti che Francesco Pastore, hanno dovuto convincere fortemente il papà che è ovviamente legato alla tradizione, ma alla fine siamo venuti fuori con un progetto che credo si possa constatare è veramente fuori da tutti gli schemi. Cos'ha di diverso questa zona rispetto all'altra? Beh, innanzitutto si può vedere la palissianamente la realizzazione dei tavoli artigianali, il fatto che si sia lavorati con le maestranze del territorio, si è voluto sfruttare le capacità professionali, gli ebanisti che hanno realizzato questi tavoli meravigliosi fatti a mano, la luminosità, queste finestre enormi che danno all'esterno. Questa è la zona dove si concludono i matrimoni, come si chiama? La Corte delle Magnolie. Intorno alla Corte delle Magnolie abbiamo uno specchio d'acqua dove facciamo generalmente il taglio della torta nuziale, abbiamo il bar dove durante i buffet di frutta e dolci la gente può tranquillamente avvicinarsi e prendere distillati, caffè, insomma tutto ciò che loro gradiscono per concludere al meglio, e quindi tentiamo di coccolarli anche in quel senso. Qual è il messaggio più bello da poter trasmettere agli sposi? La nostra volontà è quella di lasciare il segno.